Luigi De Magistris, buongiorno! Eccomi, buongiorno! Sindaco, buongiorno Cindy! Sindaco buongiorno. Di Napoli, come sta, signor Sindaco? Benissimo, voi? Ma benissimo, quando la sentiamo poi proprio una meraviglia. Senta, grazie. In studio con noi oggi c'è Giulia Grillo, ex ministro della Salute, vi conoscete? Avete... Buongiorno! Buongiorno! No, non ci siamo conosciuti, no. Però buongiorno. Avete litigato? Eccomi. Non sei andata a Napoli di recente, Giulia? No. Ma io non litigo quasi mai, tranne con De Luca, insomma. Infatti, non litigo vabbè, con... Ma anche De Magistris. Beh, allora siete, avete una cosa in comune già. Abbiamo una cosa in comune. Vabbè, ma chi è che non litiga con De Luca? Beh, scusate. De Luca, penso. Senta... Alcuni muri, pare. Signor Sindaco, ieri a Napoli c'era Salvini. Gli ha scritti lei gli striscioni, quelli odio la Lega, Salvini Napoli ti schifa e parlaci dei rubli? No, li ho scritti io. Penso che Salvini... potrebbe per esempio acquistare a Napoli delle bottigline che ci sono, dei barattolini con l'aria di Napoli. Perché? È perché quello serve per aprire un po' il cervello, far diradare un po' le nebbie, guardare un po' lontano. Salvini il cervello ce l'ha apertissimo, Spalancato, beh, direi. Insomma, è pieno di mura, di filo spinato. Nel cervello. Lo scopriremo solo io. Ma quindi lei che quale le piace di questi striscioni che c'erano ieri? Odio la Lega, Salvini Napoli ti schifa o parlaci dei rubli? Beh, parlaci dei rubli, non ci ha parlato, non ci ha detto nulla. Io non posso dimenticare il video di una decina di anni fa dove Salvini saltava e cantava i cori di odio contro i napoletani. Io credo che Salvini di fondo è un antimeridionale, un razzista. Ma ha cambiato razzista, idea, ma sindaco, no, adesso è venuto a liberarvi. Sì, vuole liberarvi. La Campania. Ma noi siamo già liberati, non abbiamo bisogno di... Poi penso che se Salvini comincia a frequentare Napoli spesso, Napoli è una città che è in grado di trasformare il diavolo in acqua santa, cioè potremmo anche rigenerarlo alla fine, potrebbe avere una funzione terapeutica la città, quasi taumaturgica. Cioè potrebbe diventare cosa se viene a Napoli, Salvini? Ma questa città è una città teatro, dell'ironia, dell'umorismo, magari fagli trasformare un po' di rancore, intendere la mano a chi è più fragile e più debole, probabilmente sarebbe una rivoluzione nell'intimo di Salvini. Beh, guardi, l'intimo di Salvini non ne vorrei parlare. No, l'intimo spirituale. Infatti, perché già... Immagini a me quanto mi può interessare l'intimo di Salvini. No, perché c'è l'ex ministra Grillo che è attratta dal proibito, però è tutta una cosa complicata. Dopo l'intimo di Carinzia, l'intimo di Salvini. Esatto. Senta, ma lei piace il governo giallorosso, sindaco De Magistris? Rosa. Ma io ho altri gusti estetici, sinceramente. Tipo che governo le piacerebbe? Scusi. Quale ti piacerebbe? Io mi auguro che con questo governo si possa bene cooperare sul piano istituzionale, è quello che stiamo cercando di fare. Domani, tra l'altro, incontro il Presidente del Consiglio, mi auguro sia un incontro fruttuoso. Viene a Napoli? Vado a Roma. Ah, va lei a Roma. Mi raccomando, si vesta bene, che lui è elegante, insomma... Beh, mi vesto modestamente. No, lei si veste normale, male, De Magistris. Luigi, mi raccomando, se lo puoi odorare, per favore, sapere se sa di vetiver. Scusate, voi mi state trascinando nell'intimo di Salvini e nell'odorare nel collo. Del Consiglio. Mi state veramente mettendo in difficoltà. Tu, sindaco, fai cadere una penna per terra, sai quando ti inchini per raccoglierla? Non è il caso. C'è tipo Guardone. Esatto. Devi odorarlo. No. Sì, io voglio solo sapere se sa... Ma chiedetemi tutto, ma domani dobbiamo parlare di Whirlpool, ha ragione, Napoli, più importante. Del piano strategico ci dice, della città. Sindaco, le due cose non si escludono. Se si candida a governatore della regione Campania. Ma guardi, penso di no. Ah, ecco, diciamolo. Penso di no, poi nella vita lo sapete ormai, ne abbiamo parlato tante volte. I politici dicono no e no. Poi vuol dire sì, diciamo. Io penso di no, nel senso vorrei fare il sindaco fino alla fine del mandato. 2021. Ma sai già che nome, insomma, secondo te si potrebbe fare? No, non ce l'ho. Beh, parliamo di cose allegre, insomma. Il Napoli sta andando alla grande, sindaco. Settimo in campionato. Settimo in campionato, ultime tre partite, una persa e due pareggi. Ieri stamattina anche l'ammutinamento tra ieri sera e stamattina. Cosa ne pensa di questa vicenda? Perché il presidente del Napoli aveva mandato la squadra in ritiro, i giocatori sono rifiutati, ieri sera ognuno a casa sua. Ma non si respira una bell'aria da questo punto di vista, devo dire, pure la squadra in campo non mi sembra compatta, concentrata, non c'è un bel gioco, poi queste cose chiaramente lo sappiamo. Ma di chi non è aiutano. La colpa? Della squadra o del presidente? Ma guardi, io non è che conosco nel dettaglio. Insomma, ma cosa credo... si dice a Napoli? Di Napoli. Dai, si dirà, Ancelotti non va d'accordo con De Laurentiis, se questo è il punto. Ma sembrerebbe che nessuno vada d'accordo con nessuno da quello che si vede in questi giorni, perché la squadra che è compatta decide di non andare in ritiro è qualcosa che non si è mai visto, quindi vuol dire che si è rotto qualcosa. Ma nessuno va d'accordo col presidente o... Io non so se sono il testimone più adatto per rispondere perché a questa domanda. Perché neanche lei va d'accordo col presidente? No,
nel senso che non è un rapporto facile col presidente, non è mai stato facile. Io ho scelto sempre la strada di non subire alcun tipo di condizionamento e questo ha aiutato molto poi alla fine nei rapporti reciproci. Ma ha fatto bene i calciatori a rifiutarsi di andare in ritiro, secondo ma lei? Ma non lo so, io non so bene le dinamiche che stanno dietro a questa storia, sinceramente. Non faccia il democristiano, sindaco. No, ma c'è qualcosa che sfugge, perché la squadra, che è molto forte, sta giocando maluccio. Ancelotti è un grande allenatore, non si vede la sua mano nella squadra. Alcuni giocatori erano fortissimi, in difesa vengono bucati come il burro. Quindi c'è qualcosa che non va. Ma è capito, però questo ma si mette a giocare io la prossima partita, vediamo. Dove giocherebbe lei? In difesa o in attacco? Centravanti. Centravanti. Di sfondamento. Al posto di Milik. Ma al posto di chiunque, alla fine un gol lo metto. Certo. Vabbè, in compenso Higuaín alla Juve sta andando alla grande, sindaco. Lei non c'è trasmissione e non mi chiede di Higuaín. Perché gli parli di quello? Guarda che scusami, sindaco, quello è milanista, gli risponda, si per figuri, favore. Io per me. Vabbè, Sarri, però devo dire, manco la Juve sta facendo proprio un gioco clamoroso. Vogliamo parlare un po' del Cagliari, della mia squadra. Cagliari è fortissimo, sta bravo, davanti 10 punti fortissimo. La Juve al Cagliari, al Napoli comunque. Lo so, quest'anno, ma è più per demerito del Napoli, devo dire la verità, questa volta, più per demerito del Napoli. Sindaco, grazie, ci saluti della Laurenti se lo vede. Grazie, lo farò. Anche brother, ciao. Assolutamente, grazie. Buona giornata a tutti. Ciao, sindaco.